Salve a tutti ragazzi, sono Nero. Oggi vi faccio vedere come completare l'evento di Pasqua, anche se è passato un po' di tempo da Pasqua, però questi sono dettagli. Ragazzi, come prima cosa bisogna andare a acquistare del lab, se non avete capito, bisogna accettare le missioni di questi quarzi, queste cose sono missioni ripetibili, quindi potete fare le monete, potete farvi le monete tranquillamente. Io comunque vi consiglio di fare questa qui o questa dei dungeon, dipende se avete risorse. Ti accettate questa missione, poi dopo andate qui, donate i funghi, i glim, o se non volete donare niente, andate da questo qui dove fate dei dungeon e avete completato la prima fase. Ragazzi, dopo la prima fase bisogna andare a raccogliere cioccolato, 125 blocchi. Ragazzi, questo cioccolato qui si trova nella Fair Forest. Ora vi faccio vedere pure qual è, perché io di sicuro lo sapete però. E questo bioma qui, ragazzi, è uguale al dungeon dove andate, quindi potete andare qui che è pieno di Fair Forest e fate dei dungeon a forma di uovo, ammazzate il boss e vi dà il cioccolato. Una volta che avete il cioccolato, avete finito la seconda fase, potete craftare l'uovo. Questo qua è la decorazione. Craftate questo, e una volta che avete craftato questo uovo, perché una volta che facete il 125 dungeon avete i materiali per craftarli, ovvero vi esce questo uovo qui, e lo dovete nascondere dentro casa vostra. Nascondersi, lo posizionate dentro le vostre case. Tipo, fate spawnare la vostra casa e lo mettete. Poi, ragazzi, una volta che abbiamo nascosto l'uovo, ho fatto pure la quarta fase, perché la terza fase era di craftarlo. La quinta fase, raccogliere cioccolato di alta qualità. Ragazzi, il cioccolato di alta qualità non lo so nemmeno precisamente dove si trova, se non mi sbaglio. Ah, il cioccolato di alta qualità si trova o nel geode, che bisogna tipo nelle miniere del geode, che da lì potete trovarlo. Oppure, ragazzi, facendo i dungeon, ci sono dei conigli, ragazzi, sono dei conigli bianchi che bisogna catturare. Quindi credo che bisogna ammazzarli. Poi, ragazzi, la sesta fase è raccogliere frammenti di uova di drago. Ragazzi, questi si trovano liberamente dappertutto, quindi qualsiasi dungeon facete potete trovarli. Voi dovete trovare 5. Poi, ragazzi, dobbiamo trovare le uova sul lato superiore del geode. Quindi, ragazzi, andate sulla parte superiore del geode, trovate delle uova. Dovete trovare 5, quindi credo che sono, non sono molto comuni queste uova. E avete fatto, ragazzi, l'ultima fase è facilissima, mangiare del cioccolato. Quindi, ragazzi, faccio con triangolo e con triangolo aprite l'inventario. Io già l'ho craftato il cioccolato e se l'è pure mangiato con X per sbaglio, però ah no, quello era un ali, ragazzi, ho craftato, almeno credo. Fammi vedere. Ah, ragazzi, era del cioccolato, quindi me lo sono mangiato. E quindi, ragazzi, così finito l'evento. E quindi, ragazzi, una volta che avete finito tutto l'evento, poi dopo che vi craftate le mo, tipo, ragazzi, ci sono queste tipo di monete. E quindi, ragazzi, poi vi fate l'alli oppure la mod, perché, ragazzi, per la mod dovete aspettare un pochettino, dovete farmarvi un po' queste missioni. Poi c'è che si chi sblocca le pergamene per sbloccare altre ricette e roba varia. Poi, ragazzi, per l'evento questo è tutto. Se avete delle domande e dubbi, fatemelo sapere e vi risponderò più presto. E ciao a tutti.